Gabriele Armuzzi. Buongiorno, ci troviamo all'interno della salina di Cervia, qui nello stabilimento, uno stabilimento realizzato alla fine degli anni 60 con la trasformazione da saline a raccolta multipla in salina a raccolta unica di tipo francese, cosiddetto di tipo francese. Prima quest'area era coperta da circa 150-160 salinette di tipo salina camillona, poi la trasformazione, come dicevo, della fine degli anni 50 ha fatto sì che si realizzasse una salina unica di tipo francese, cioè a raccolta unica. E come vediamo oggi, in questo momento, si sta facendo proprio la raccolta del sale. È iniziata all'incirca verso il 10 di agosto e si sta portando avanti. Penso che oramai siamo in dirittura finale, insomma, stanno raccogliendo il sale nell'ultimo bacino. Questa salina, che è stata riattivata dopo la dismissione del monopolio, e si è realizzata la società Parco delle Saline, che nel 2003 ha fatto ripartire il ciclo produttivo di questa importante area. Perché dico importante? Al di là della qualità del sale, un sale dolce, un sale ottimo, credo che sia un sale oramai conosciuto in tutto il mondo, ma anche proprio per il valore di questa area umida, di un ciclo di produzione salina e di ecosistema. Qui, nel momento che è stata dismessa da parte del monopolio, vi era quel pericolo che si andava ad intaccare, come dicevo in premessa, un ecosistema oramai millenario, perché le saline di Cervia hanno origini etrusche, perciò nel momento in cui si fosse smesso di produrre sale, sicuramente avremmo avuto anche ripercussioni climatiche o comunque si veniva a modificare un ecosistema che oramai era consolidato nei secoli, perciò nessuno avrebbe potuto capire quali potevano essere, le nuove condizioni climatiche e anche proprio ambientali dell'intero territorio. Perciò la riattivazione, la rimessa in produzione della salina è stato sicuramente un evento molto importante proprio per il territorio, per la qualità del territorio, per la qualità della vita e proprio per mantenere un ecosistema oramai consolidato nei secoli. Perciò la ripresa della produttività nella salina di Cervia credo che abbia rasserenato tutti quanti anche sotto questo punto di vista, al di là proprio della qualità del prodotto, della qualità dei prodotti, non solamente del sale, ma di tanti prodotti che poi con il sale si sono messi in circolazione e si è veicolizzata la nostra città proprio anche tramite il prodotto sale. Perciò, e si dice che regalare il sale porti fortuna. Sì, questo è usanza di questa collettività, di questa città. Per augurare buona fortuna, in bocca al lupo, buoni auspici, ecco, donare sale ha questi significati. Pertanto, anche come amministrazione comunale, proprio nei matrimoni, alla fine del matrimonio, offriamo agli sposi il sale di Cervia, augurando a loro buona fortuna, in bocca al lupo e proprio con il sale di Cervia, perché è tradizione di questa città, di questo territorio, donare sale proprio per augurare buona fortuna, in bocca al lupo, e credo che due che intraprendono una vita comune, una coppia di sposi, credo sia la cosa più bella offrirgli questo sale di buon auspicio per il proseguo della vita. Come vedete, alle mie spalle si sta ammassando il sale, la raccolta sta finendo, una raccolta di ottima qualità dal punto di vista qualitativo e quantitativo, perché
sicuramente quest'anno le condizioni climatiche hanno permesso tutto questo, perché oltre alla capacità dell'uomo per produrre sale ci vogliono anche condizioni climatiche ottimali. Quest'anno abbiamo avuto l'uno e l'altro, la capacità produttiva di chi opera all'interno della struttura e qualità ambientale meravigliosa, proprio il tempo, il clima, la qualità dell'acqua, tutto quanto ha fatto sì che la produzione del 2017 sia di ottima qualità dal punto di vista qualitativo e anche dal punto di vista quantitativo. Perciò credo sia anche merito di chi opera all'interno di questa struttura, di questa società, che è una società mista pubblico-privato, dove maggioranza delle azioni sono in mano pubblica e poi vi sono anche dei privati che hanno dato vita a questa società per ridare vita alla Salina di Cervia